Amici sportivi, appassionati di calcio, ben ritrovati a tutti. Eccoci qui a un nuovo, nuovissimo appuntamento, naturalmente sempre domenicale per quanto riguarda il campionato di calcio. Siamo nel girone C di promozione, dove per questa decima di ritorno si è ospite a Cologno al Serio la formazione della Pradalunghese. Allora, una partita delicata, una partita che, qualora alla luce anche di una classifica che si è fatta quasi quasi corta proprio nei confronti del Cologno Frassati, se il Cologno dovesse vincere questa partita va da 34 a 37 punti e si porta un solo punticino dalla Pradalunghese, che ha 38. Insomma, i temi sono già tutti detti in questo che è comunque, e lo dobbiamo dire, insomma, un delicato e importante appuntamento per il fatto che appunto questa squadra del Cologno, che è schierata da sinistra a destra in completa tenuta verde, vuole assolutamente risalire la china per partecipare a quelli che sono i play-off, che erano poi anche l'obiettivo che avevano prima dell'inizio del campionato. Siamo in questo paese della bassa bergamasca, siamo distanti una decina di chilometri più o meno da Bergamo, più o meno la stessa distanza che dall'altra parte deve coprire Pradalunga per andare in città, naturalmente in Valseriana, e la Pradalunghese, come dicevo, arriva da un pareggio, quello di settimana scorsa, contro una sconfitta contro la Drense, che ha lasciato un po' di strascichi, tanto amare in bocca, ma soprattutto, diciamo così, ha lasciato anche un po' di delusione per la formazione del presidente della Pradalunghese, proprio perché perdere contro la Drense si è perso in pratica anche la leadership della classifica. E infatti, guardando la sua classifica, la classifica nella sua interezza, vediamo che a quota 41 c'è la Drense e la Gavarnese, che pure ha vinto 7 giorni fa, a quota 39 c'è l'Albino Gandino, che ha vinto di goleada, a quota 38 Pradalunghese e Lemine, poi a 34 il Cologno. Io credo che situazione per quanto riguarda l'accesso ai play-off, oltre alla promozione per la prima squadra, sia proprio fra queste 5-6 squadre, Adrense e Gavarnese, che si possono giocare il primo posto, ma potrebbe rientrare benissimo anche l'Albino Gandino, anche il Lemine, insomma possono rientrare tutte. Qualche chance in più invece per la formazione del Lemine e della Pradalunghese di partecipare a quelli che sono i play-off. Però il punto interrogativo è proprio questo: la Cologno Frassati, che di punti ne ha 34, con una vittoria oggi potrebbe davvero portarsi a quota 37, insidiare da vicino la formazione biancorossa. Allora, vediamo questi temi, vediamo le formazioni delle due squadre, iniziando proprio per dovere di ospitalità nei confronti della Pradalunghese, che schiera con il numero 1 Longa, il 2 Magni, il 3 Giuseppe Facchinetti, col 4 Cassera, col 5 Teoldi, Pelliccioli col 6, Cerea col 7, con l'8 Savoldi, col 9 Bosis, il 10 di Cortinovis, l'11 di Viganò. In panchina Zambelli ha portato col 12 Claris, avvicendamento dunque fra i pali della formazione di Pradalunga. Poi col 13 Petteni, col 14 intanto vediamo Cerea in possesso al pallone, vediamo il lancio un po' troppo lungo forse, non riesce a crossare, c'è! No, il pallone ha tentato Cortinovis, una bella girata a distanza ravvicinata, pallone ribattuto, ma il cross da parte di Bosis era avvenuto quando la palla era terminata fuori. Dicevo, Zambelli in panchina col 12 Claris, col 13 Petteni, 14 Poloni, Sala col 15, Appiani col 16, col 17 Valuti e Baggi con il 18. Risponde il Cologno Frassati, vi ricordo questa società che è nata dalla fusione col Frassati Iranica, si gioca peraltro in questo campo qui a Cologno, uno dei due campi che c'è, questo è sicuramente il meno bello, lo dobbiamo dire, anche se non mi ricordo com'è il campo dedicato alla memoria di Giuseppe Facchetti, di Giacinto Facchetti, però mi sembra di ricordare che sia un po' più, diciamo così, sicuramente un po' più moderno rispetto a questo, perché in effetti questo, anche il manto erboso, non è certamente bellissimo, ci sono tante buchette, non è lineare come manto erboso e sicuramente il controllo della palla sarà sempre approssimativo. È come
Certamente si può notare anche da queste immagini che il nostro Sergio vi dà in questo preciso istante, le tribune non sono, anche se comunque comode, e la visione della partita è comunque la posizione, non dico privilegiata ma quasi, però le tribune non sono certamente delle più moderne, anche se poi la comodità certamente c'è per quanto riguarda anche la visione della partita. Vi dicevo che il Cologno Frassati un paio d'anni fa mi pare si sia fuso con Cologno al Serio, col Frassati Iranica, e è nata questa squadra che quest'anno sta recitando, diciamo, un ruolo che comunque gli compete e che sicuramente fa parte diciamo anche della grande tradizione. Attenzione, intanto Cortinovis ancora sta per entrare in area, cerca il lancio, poi il tentativo di 1-2 con Savoldi, pallone rinviato in fallo laterale, rimessa per la Pradalunghese. E allora andiamo col Cologno Frassati che schiera con il numero 1 Facheris, con il 2 Simone Carminati, con il 3 Borali, con il 4 Brughera, il 5 Di Ghilardi, il 6 Di Pala, col 7 Seminati, con l'8 Poli, con il 9, attenzione, intanto Bosis cerca lo stop di petto e poi la girata di sinistro, palla che non viene smorzata, forse colpita male da un difensore, lo stesso Bosis termina fra le braccia tranquille di Facheris. Dicevo, col 6 Pala, col 7 Seminati, con l'8 Poli, 9 di Vavassori, 10 Cavalleri, l'11 Lazzaretti. In panchina c'è Ceribelli che ha portato con sé, attenzione intanto questa rovesciata di Teoldi, ha portato con sé Curnis col 12, Barcella col 13, Rivellini col 14, Diego Carminati con il 15, con il 16 poi c'è Bugini col 7 per Sizza e con 17 per Sizza, con il 18 Sana. E dunque vediamo che in panchina ci sono Giorgio Persizza e Lucio Luca Sana, che sono tutti e due del 97, poi anche Seminati e Jacopo Poli del 97, insomma una squadra anche abbastanza giovane, perciò sicuramente dovrebbe la volontà, la voglia da parte di questi ragazzi dovrebbe esserci. Per quanto riguarda la direzione dell'incontro è affidata al signor Casali di Crema, Lorenzo Casali, coadiuvato dal primo assistente Corvino di Milano e poi da Deni di Lodi. Mentre noi, le nostre immagini sono affidate a Sergio Magli come di consueto, e invece per quanto riguarda il commento tecnico tutto questo è affidato alla nostra Elisabetta, che ci ragguaglierà su eventuali notizie per quanto riguarda la formazione di Pradalunga, visto che lei è anche la detta stampa della Pradalunghese. E intanto nella cronaca della partita c'è questo rinvio raccolto da Teoldi, dunque andiamo a vedere, siamo all'ottavo, grazie Elisabetta, ottavo minuto, mi ragguaglia anche su questo, è un assistente davvero preziosa. Ancora Teoldi, supera la linea centrale del campo, vediamo parte di sinistro il lancio sulla sinistra dove c'è Viganò, il pallone dietro alla corrente Cassera, Cassera scambia con Pelliccioli, centrale la posizione di Pelliccioli, da distanza oserei dire quasi proibitiva parte la conclusione di Pelliccioli senza costrutto, e dunque si riparte con la rimessa da parte del portiere Facheris, colpo di testa di Facchinetti, ancora poi un colpo di testa e poi lotta ancora Viganò, pallone in avanti dove c'è Bosis, controlla Bosis, riesce o sta per andarsene, c'è fermato dal gioco, ha ragione il direttore di gara, ha lasciato giocare per il vantaggio. Benissimo, intanto arrivano già le notizie dagli altri campi, sembra che il Fara Olivana sia passato in vantaggio con Vecchio contro l'Albino Gandino, dunque questa è una notizia che ci interessa più da vicino proprio perché l'Albino Gandino è avanti un punto alla Pradalunghese. Posizione centrale, siamo indicativamente ai 35 metri, credo, forse magari qualcosa in meno, sul pallone Cerea, è tanto che non vediamo più una delle sue posizioni, punizioni, parte la conclusione e il rimbalzo come consuetudine da parte del pallone
di solito Cerea va a calciare proprio così, pallone che rimbalza e viene controllato però dall'estremo difensore. Primo corner della partita, eccolo lì ancora, pallone allontanato, lo raccoglie ancora Cerea, può andare a riproporlo di nuovo, diversa, va a crossare sul secondo palo, Fakiris ci arriva. Però mi pare di poter dire in questi minuti iniziali che la formazione della Pradalunghese sia abbastanza, come posso dire, viva, e mi pare perlomeno da questi primi momenti che la squadra ci sia e che non stia concedendo davvero molto alla quotata formazione avversaria. Adesso Longa col pallone mette in movimento Cassera, parte il rasoterra di Cassera, fuori misura, scattato Viganò, però non riusciva a raggiungere la palla, allora riparte la formazione del Cologno Frassati con ancora questo passaggio. Vediamo il tentativo, cerca di stringere al centro, bravo Simone a fermare Seminati, e allora va Simone all'uno contro uno, sbaglia anche lui il rilancio, fermato il suo passaggio, allora viene avanti, attenzione con Vavassori, il centravanti, il suo tocco fuori misura, però dietro il pallone viene raccolto e c'è la conclusione da parte di Pala, che da buona posizione praticamente al limite dei 16 metri va a calciare quasi a botta sicura, colpisce però con la parte superiore del collo sinistro e il pallone si alza di un mezzo metro sopra la trasversale. Primo brivido è Elisabetta per la Pradalunghese. Sì, purtroppo Cassera ha sbagliato il rilancio e loro ne hanno approfittato subito. Fortunatamente però la palla si è alzata del quel tanto che bastava per non finire in rete. Però dobbiamo dire, non so se confermi, che mi sembra che sia in palla la Pradalunghese. Sì, non parliamo troppo in fretta perché anche settimana scorsa sembrava che dovesse finire 0-0, poi appunto l'episodio del rigore e i tre punti sono andati alla Drense. Va bene, ci può stare, per carità, il risultato di parità era lì, sicuramente Zambelli avrà indottrinato i suoi, mentre sentite che qui vicino alla nostra postazione c'è tanto di tromba che ci tiene desto. Intanto vediamo, attenzione, Facchinetti va a toccare l'avversario sul piede d'appoggio, solo richiamo verbale per il forte difensore centrale della formazione di Pradalunga, calcio di punizione 5-6 metri, anzi 7, fuori dall'area di rigore presso all'altezza proprio del vertice destro dell'area di rigore. Si appresta a battere Cavalleri sul pallone, va a dargli sostegno Simone Carminati, ma credo che Cavalleri andrà a calciare. Vediamo, parte il cross di Cavalleri direttamente a fondo campo, o perlomeno sta per finire a fondo campo, così è, dunque nulla di fatto, sempre 0-0 il risultato quando il cronometro ci dice 13 minuti e 20 secondi di gioco. E qui oggi ho anche un amico vicino alla mia postazione che chiamerò in causa fra poco, il nostro Orazio, che oltretutto ha anche un ruolo importante nelle file della società di Pradalunga. Tutto bene, Orazio? Mica male. Come vedi la Pradalunghese oggi? La vedo abbastanza in palla, speriamo di portare a casa il risultato. Ci vorrebbe la vittoria, eh? Attenzione però, è vero, attenzione perché viene avanti, bello questo lancio e bello però anche il colpo di testa difensivo di Magni, palla nell'altezza della tre quarti, manovra adesso ancora Cavalleri sulla destra, il passaggio al numero 9 mi pare, il centravanti, perdono però il tackle, bravo ancora Simone a chiudere, arriva Bosis, cerca di cambiare gioco, parte il lancio dopo il controllo. Arriva il laitante difensore centrale Ghilardi che colpisce Bosis, abbiamo sentito il suo urlo proprio qui da vicino, e dunque si riparte col calcio di punizione affidato proprio alla formazione capitanata da Simone Cerea. Mi pare, sto studiando
rispetto alle altre postazioni, alle altre giornate, innanzitutto la, diciamo, la predisposizione di Cerea, che mi pare sia un po' più avanzata rispetto al solito. Ultimamente l'abbiamo sempre visto giocare a centrocampo più a ridosso dei difensori, mentre in questi primi 15 minuti della partita lo vediamo fluidificare sulla sinistra, da dove con i suoi piedi possono partire cross pericolosi in area. Mi pare che sia un po' più diciamo così pericolosa questa posizione. Attenzione al centravanti, Vavassori, il rimpallo lo favorisce, sovrapposizione, parte il cross, riesce Magni in qualche modo a liberare Cassera sul pallone, va a giocare verso Cortinovis, sbaglia Cassera e dunque si ritorna alla rimessa. Attenzione, poi il pallone che viene rinviato dalla difesa, colpo di testa a seguire, arriva ancora Pelliccioli che ha tagliato la barba e mi stava traendo in inganno, bello questo tentativo, vediamo la possibilità di concludere, ribattuta, riparte Savoldi, tanto sentite qui vicino alla nostra postazione, e c'è l'ammonizione, primo ammonito per la trattenuta da Tergo. Calcio di punizione, trattenuta volontaria. E mi pare che sia il giovane Seminati, non vorrei sbagliarmi, ma dovrebbe proprio essere lui, non ho ancora visto il numero sulla maglia. Sì, è Seminati. Finito sul taccuino del signor Casali di Crema. Battuto il calcio di punizione, Teoldi cambia gioco, dall'altra parte c'è Cassera, controllo di Cassera, vediamo se andrà al cross, è un rasoterra, bello però fluidificante, Bosis non riesce a toccare e attenzione calcio di rigore, andiamo a vedere al 17°, guarda il minuto, c'è stato un fallo di mano, il fallo di mano è stato evidente, no. Cosa ha segnato? Non è rigore ma è fuorigioco. Non si sono capiti, ha alzato la bandierina, l'arbitro ha visto il fallo di mano. Zambelli che in panchina si dispera. A mio modo di vedere però l'arbitro aveva indicato il calcio di rigore, questo l'ho visto perché col braccino sinistro è andato subito a indicare il dischetto del rigore, c'era il segnaline con la bandierina e qui infatti si discuteva e si diceva è stato il segnaline a segnalare il fallo di mano e poi un fallo di mano convertito in posizione di fuorigioco. Vabbè, attenzione intanto la conclusione, bello il recupero di Cassera, ancora in area, conclusione ribattuta. No, bisogna toccare lì in area, è pericoloso, altrimenti qui il rigore va a finire che viene dato alla squadra avversaria. Il fallo di mano, e chiedo al nostro Sergio, il fallo di mano c'era però. Il fallo di mano c'era, il segnalino ha alzato la bandierina, l'arbitro ha dato il rigore credendo che anche il segnalino avesse segnalazione, e invece forse per il rigore. Hanno convertito il rigore in posizione di fuorigioco, vabbè dai, credo che sia stata una svista perché... il modo di segnalare, attenzione intanto restano a terra Pelliccioli e il numero 10 Cavalleri, tutto rientra. Dicevo che c'è un modo diverso da segnalare il fuorigioco rispetto a quello che è un fallo in area, bandierina in alto, bandierina bassa e insomma pertanto si può pensare anche a questo. Attenzione intanto, e lì il portiere però commette una grave indecisione, il portiere che è uscito Longa e poi a un certo punto si è fermato mettendo un po' in difficoltà Magni, che effettivamente non sapeva più che cosa doveva fare. Poi ci ha pensato Seminati a commettere il fallo. Si riparte con il calcio di punizione, un rinvio da fondo campo, siamo al 20° minuto se non vado errato, il risultato è sempre di 0-0, c'è questa ombra sulla segnalazione, ripeto, dell'arbitro e quella del segnaline con una mancata
presunta concessione del calcio di rigore. Attenzione, è il numero 2 Simone Carminati, manda a quel paese il direttore di gara, lo rimprovera soltanto verbalmente per una trattenuta non vistosissima, però sicuramente c'era. Calcio di punizione sulla linea centrale del campo, battuta Cerea, parte il lancio di Cerea verso Bosis che desiste dopo una spintarella da Tergo nei suoi confronti di Ghilardi. Si riparte con il rinvio di fondo campo da parte di Fakiris. Ed eccolo il rinvio, pallone che spiove in due lì su Cerea, tutto regolare per l'arbitro. Attenzione, riparte il centravanti e qui è bravissimo Savoldi a interrompere l'azione, il lancio troppo profondo e riesce a raggiungerlo, un contatto e c'è il fallo sul portiere. Sono ancora i soccorsi in area per il portiere Fakiris mentre si è rialzato il giocatore della Pradalunghese. Vi ricordo, siamo sempre sullo 0-0. Vi ricordo anche che la Pradalunghese si è vista invertire, prima concedere, poi invertire in fallo un calcio di rigore a proprio favore. E dunque proprio questo sta facendo la differenza in quella che è una situazione di parità che comunque rispecchia i valori in campo, perché ricordo che anche il numero 10 Cavalleri ha avuto sul piede il pallone del possibile vantaggio quando è andato a colpire quasi a botta sicura proprio dalla linea dei 16 metri, avevano spazio per poterlo fare. Ma la sua conclusione è terminata alta sopra la traversa. La rimessa in gioco, Teoldi se ne incarica. Colpo di testa di Savoldi, poi Bosis che mette in movimento, attenzione, fallo. Viganò questa volta usa, nonostante la sua giovane età, usa un po' di esperienza, è del 97 anche Viganò, e l'arbitro lo coglie giustamente in fallo, non era vistosa la spinta ma c'era. Benissimo, arrivano le precisazioni dagli altri campi, l'Albino Gandino sembra abbia pareggiato contro il Fara. Bello il rinvio, il pallone è fuori però. La rimessa in gioco da parte del numero 2 Simone Carminati. La spinta di Magni, tutto regolare per l'arbitro. Ancora Simone Carminati, poi da quest'altra parte arriva Pelliccioli. Pallone controllato e rinviato, Bosis che non è un fulmine di guerra, però viene aiutato da Ghilardi che per la verità pasticcia un po', poi riesce a liberare toccando il pallone in, credo sia un fallo laterale, infatti così è,
va alla rimessa Magni con le mani, corto verso Cerea, Cerea ha su di lui un avversario, non riesce a trovare lo spazio per il cross, dunque pallone deviato ancora in angolo, la stessa posizione dove è venuta la rimessa di poc'anzi, ancora Magni ad occuparsene. Il suo suggerimento viene intercettato dal giocatore che ha sotto le proprie grinfie Bosi, se lo devia in fallo laterale. Ancora in avanti però la formazione biancorossa e vediamo se c'è il tempo per Magni di andare al cross, lo effettua, rimessa ancora per la Pravalunghese, Cerea, bello il pallone, vediamo, c'è una situazione di vantaggio da parte di Savoldi che però non è andato deciso su un pallone che meritava miglior sorte. E allora riparte il Frassati, il Cologno Frassati per meglio dire. Bello questo gioco arioso in avanti, ma c'è Facchinetti, cerca l'anticipo, non lo trova. E poi lo stesso Facchinetti che riesce a toccare dietro il pallone verso il portiere Longa, che con le mani mette in movimento lo stesso Facchinetti, ma il gioco, vediamo, è fermo. Facchinetti si è fatto male, uno strappettino credo, credo che la cosa sia fatto tutto da solo Beppe Facchinetti, uno strappo credo alzato la gamba nel momento in cui stava cercando l'anticipo nei confronti di Seminati. Mi pare, vediamo se c'è movimento sulla panchina, per il momento sembra di no, forse soltanto vedremo, perché poi adesso arriva quella che noi chiamiamo bomboletta miracolosa e che magari può aiutare. Si sta riscaldando Andrea Petteni. Vediamo, no, deve uscire mi sa Facchinetti, Petteni si sta riscaldando, adesso mette la pettorina, da vedere. Ma credo che l'infortunio sia abbastanza grave, si fa assistere ancora a bordo campo mentre la partita riprende. E andiamo a dare un'occhiata al cronometro, sono 28 i minuti di gioco, 0-0 il risultato, partita equilibrata, hanno avuto un'occasione per parte, l'occasione della Pradalunghese era quella del calcio di rigore prima segnalato e poi, come già ho avuto occasione di dire precedentemente, poi dirottato in quello che è stata una posizione di fuorigioco. Attenzione, bel anticipo da parte di Viganò che colpisce di testa anticipando l'altro numero 11, esattamente Lazzaretti, però il pallone termina in area di rigore mentre ci sono state le proteste su una protesta da parte del pubblico di casa su una piccola sceneggiata, chiamiamola così, di Bosis che era alla ricerca di un eventuale fallo a proprio favore. Qui il fallo invece viene commesso su Cassera. Si riparte con il calcio di punizione, rientra Facchinetti, vedremo se potrà riprendere. Petteni continua il riscaldamento, Facchinetti riprende il suo posto al centro della difesa, vedremo però se riuscirà a sostenere la prima corsa. Di solito questo è l'effetto della famosa bomboletta. Attenzione, il pallone è lungo, Magni riesce a mantenerlo in campo, poi va a fondo campo, parte il cross fra le mani di un attento Fakiris che non si fa sorprendere. Fakiris al rinvio, pallone che spiove appena oltre il cerchio. Facchinetti, forse c'era un fallo di mano da parte di Mavassori. Sulla sinistra avanza, attenzione, il tocco a seguire, la posizione era di fuorigioco del numero 11 Lazzaretti, che però si è disinteressato dell'azione giustamente perché era molto più avanti rispetto a tutta la linea difensiva,
ma con il disinteresse di Lazzaretti il pallone è scivolato a fondo campo. Mezz'ora del primo tempo, il risultato non si schioda, 0-0 fra il Cologno Frassati e la Pradalunghese, ricordo, Pradalunghese a quota 38 e Cologno Frassati a quota 34. Alla Pradalunghese serve assolutamente per rientrare nelle prime posizioni una vittoria, il pareggio a questo punto sì, per carità, può essere valido per mantenere le posizioni valide per i play-off, ma per sogni di gloria ben maggiori deve assolutamente portare a casa 3 punti con una quotata squadra come il Frassati. Dall'altra parte il Frassati, ed è inutile sottolinearlo, con una vittoria si porterebbe nel lotto delle 6 squadre in lotta per chi per la promozione, chi invece per accedere semplicemente ai play-off. Cerea, il colpo di testa in area, direttamente proprio a metà strada fra la linea dell'area piccola e quella di porta, dove il portiere Fachieri sa modo ancora di mettersi in mostra. Intervento di Teoldi che poi cerca l'anticipo, non lo trova, e qui c'è, attenzione, la rovesciata di Vavassori con Teoldi che ancora una volta ha la meglio e poi fa carambolare il pallone sui piedi di Seminati che lo devia in fallo laterale. La rimessa in gioco però è a favore della formazione in completa tenuta verde allenata da mister Ceribelli, ricordo già, me lo ricordo quando ero più o meno un ragazzo, giocatore anche dell'Albinese dei tempi d'oro, quando l'Albinese militava in Serie D. Intanto la palla termina in calcio d'angolo, c'è il primo tiro dalla bandierina anche a favore del Cologno Frassati. Parte il cross, attenzione, all'altezza del dischetto del rigore, ed è ancora Facchinetti che di testa allontana, poi qui l'intervento non è preciso e allora può distendersi con questo pallone per Cerea, ha spazio davanti a sé Cerea, il Cerea degli anni migliori qui ci faceva sognare, e invece da sinistra tergiversa a destra e poi va un tiro piuttosto fiacco che non mette in apprensione l'estremo difensore Fachieris. Peccato veramente, comunque dobbiamo dire che la Pradalunghese risponde o cerca di farlo. Qui ancora bravo a mantenere Seminati il pallone, se lo allunga troppo Pelliccioli, e adesso arriva ancora Teoldi, l'esterno sinistro lunghissimo di Teoldi con la corrente Cortinovis che però non riesce a raggiungere la sfera. Ancora la palla in fallo laterale, la rimessa però a favore della formazione del presidente Fiammarelli, e Cassera che va proprio sulla linea centrale del campo alla rimessa. Vediamo il pallone sui piedi di Cortinovis, fallo nei suoi confronti. E mentre Elisabetta mi suggerisce che oltre a Pettini si è alzato dalla panchina anche Baggi con il numero 18, dunque possibile l'entrata in campo anche per il vice Bosis, chiamiamolo così. Calcio di punizione nella tre quarti, Simone Cerea sul pallone, attenzione a Teoldi mentre non si sbilancia dietro la Pradalunghese, parte Cerea, lunghissimo però deve impegnarsi nella deviazione Fachieris, perché dalla retrovie stava arrivando Savoldi. Fachieris smanaccia in calcio d'angolo, secondo tiro dalla bandierina a favore della formazione ospite, ancora con Simone Cerea al quale vengono sempre affidati i calci d'angolo sia da una parte che dall'altra. Parte l'angolo di Cerea sul primo palo, pallone schiacciato però allontanato dalla difesa della formazione di casa con questo retropassaggio da parte di Viganò, pallone che
viene fermato da Teoldi in mezzo nella zona centrale del campo, il lancio verso Cortinovis abbondantemente lungo e dunque pallone davvero ingestibile. La palla in out all'altezza del vertice destro dell'area di rigore, rimessa in gioco a favore dei ragazzi di Ceribelli. All'uno contro uno in qualche modo la palla viene smorzata nella zona sempre difensiva, poi un batti e ribatti, Facchinetti cerca e trova l'anticipo, l'arbitro vede il fallo di Facchinetti che nel frattempo si era anche sganciato in avanti, prima non so perché aveva dato il vantaggio a mio modo di vedere, poi ha fischiato un fallo, anche questo per carità, allora fischialo subito perché il pallone è andato verso l'area di rigore del Cologno Frassati, non puoi dare il vantaggio al giocatore che ha subito il fallo secondo la tua diciamo così intuizione, che ha subito il fallo ma con la palla che è andata dall'altra parte. Senza costrutto l'azione del Cologno, riparte con questo lancio la Pradalunghese, Bosis fuori gioco credo, battuto il calcio di punizione per posizione irregolare, bravo, attenzione, batti e ribatti in quattro sul pallone, hanno la meglio quelli della maglia verde, poi c'è questo lancio con ancora una volta Teoldi e qui l'anticipo di Lazzaretti, dei disseminati chiedo scusa, poi Facchinetti che lascia sul posto un paio di avversari, parte il lancio troppo lungo, arriva dentro l'area di rigore con alcuni salti che non vi dico, la palla e l'azione sfuma, mentre i giocatori del Cologno Frassati si decidono adesso a toccare il pallone in fallo laterale. Sono 36 e 40 i minuti di gioco, il risultato è sempre di 0-0, si rialza Seminati, l'arbitro va a sincerarsi sulle sue condizioni, sembra che il giovane, ripeto, classe 97 possa continuare, mentre continuano a riscaldarsi Baggi e Andrea Pettini, ma credo che a questo punto della partita Zambaiti preferisca aspettare, Zambelli chiedo scusa, preferisca aspettare. Zambaiti è un cognome molto noto qui nelle, soprattutto nell'Alta Valle Seriana, e allora capita di poter sbagliare. Il lancio, attenzione, forse anche qui una spintarella da parte di Poli che finora si è visto un po' poco nella parte centrale, guadagna però la rimessa Poli ad effettuarla, e Borali cerca il movimento di pala, Borali vediamo, pala che ha la fascia di capitano, ecco il suggerimento, lascia sfilare molto bene, va il cross, un dribbling e il cross da parte di Lazzaretti, questa volta davvero poteva fare, ha fatto tutto bene Lazzaretti, è andato al dribbling nei confronti di Cassera, l'ha lasciato sul posto con un bel tunnel e poi invece ha sciupato tutto con un tiro cross di facile preda del portiere Longa. Pradalunghese è già in avanti con Cerea che scambia, parte il cross dalla destra, pallone in area, il più piccolino dentro l'area, ha davvero poche cose da fare, c'è il calcio d'angolo. Terzo tiro dalla bandierina a favore della Pradalunghese, 3-1 il conto dei corner, 0-0 il risultato, quando con il cronometro siamo al 38esimo minuto, 7 al termine più l'eventuale recupero e credo che almeno un minuto, sicuramente forse anche due potrebbero starci. Come al solito Cerea, parte il suo cross basso, teso, ancora un pallone allontanato, però questa volta arriva per primo Magni, sbaglia però il disimpegno, voleva mettere in movimento ancora Cerea, ne esce un lungo pallone che termina oltre quasi la recinzione del campo sportivo dedicato al signor Locatelli, che non so se è... Sergio aiutami, Locatelli è una figura di prestigio, quello che volava, grande la mimica del nostro Sergio, ha tirato la cloche dell'aereo per farmi capire che volava. Presa.
tanto il pallone che termina in fallo laterale, la rimessa in gioco da parte di Magni, vediamo poi palla che si alza a Campanile, Cortinovis di testa, sono in due a controllare con le maglie verdi, cercano la penetrazione, Pelliccioli alla meglio, poi c'è un fallo commesso dal numero 10 Cavalleri e attenzione, ammonizione per Cavalleri, credo più per il fallo commesso su Pelliccioli. Calcio di punizione, siamo lontani dallo specchio della porta, credo che qui infatti Cerea si allontana e Teoldi che è sul pallone. Cinque al termine, 0-0 fra Cologno Frassati e Pratalunghese, una partita comunque che non è, a me assolutamente non sta dispiacendo, le due squadre si stanno affrontando a viso aperto. Non hanno avuto grandi occasioni da gol se non quella di Cavalleri, attenzione intanto a Teoldi, il calcio di rigore non, poi alla fine non ha segnato, il cross di Cavalleri allontanato dalla difesa, poi sul pallone c'è Cortinovis, spinge da Tergo un avversario, Cortinovis, dunque si riparte col calcio di punizione per la formazione di casa che veste una quasi sgargiante divisa tutta verde tranne che alcune fasce gialle che comunque rendono, diciamo, piacevole il colore della divisa del Cologno Frassati. Pallone conquistato poi riperso dal numero 6, vale a dire pala della formazione di casa, poi qui questo errore da parte di Pelliccioli che voleva far salire Cortinovis sulla fascia destra, pallone che però è toccato male, termina direttamente in out. La rimessa in gioco per la formazione di casa, lunghissima, e buono anche l'intervento di Cassera a chiudere la traiettoria. Rimessa ancora, pallone in avanti, il gioco in gamba tesa o gioco pericoloso da parte di Facchinetti, calcio di punizione, siamo dalla tre quarti, spostati sulla sinistra. Calcio di punizione, siamo proprio nella tre quarti campo, vediamo, si sposta Borali, parte il cross, colpo di testa da allontanare, bello il dribbling, la conclusione ancora Facchinetti, che tra l'altro ha nascosto anche le mani dietro la schiena per evitare qualche contatto, e poi qui c'è il fischio del signor Casali che questa volta, dobbiamo essere sinceri, assegna un calcio di punizione che solo lui ha visto. Il calcio di punizione battuto, non riesce Cerea a controllare, viene avanti ancora con il centravanti Vavassori, pallone troppo profondo per tutti, entra in area dove Lunga tranquillamente lo può gestire, mette in movimento l'uomo d'esperienza in difesa, vale a dire Facchinetti, verso Teoldi, altro punto di forza che ha raggiunto la formazione di Pratalunga proprio in questo 2016, il tocco dietro Teoldi, il suo cross sembra un po' troppo profondo nonostante l'intervento di Magni che nella sua corsa va a commettere un vistoso fallo nei confronti del difensore della formazione del Cologno Frassati. Ci avviciniamo, sono due minuti al termine del primo tempo, uno mi dice Elisabetta. Dunque ci avviciniamo alla fine di questi primi 45 minuti, si è giocato bene perlomeno, a me risulta fino al ventesimo, le azioni migliori fino all'episodio del calcio del rigore, poi qualcosa si è perso, tanto vediamo l'azione sul pallone Pelliccioli, lo gira, anzi era il numero 10 Cortinovis, adesso è Savoldi parte il cross liftato, Bosis! Conclusione rimpallata, non trova
lo specchio della porta e attenzione al contropiede, viene avanti con la conclusione da parte del centravanti Vavassori, con il portiere Longa che nel frattempo non era riuscito a recuperare la sua posizione, e buon per lui che la conclusione è terminata fuori dallo specchio, però sinceramente qualche brivido l'ha fatta passare ai difensori della Pradalunghese e anche alla nostra Elisabetta, che si è messa le mani nei capelli. Da rossi quali sono diventati viola. Tanto vediamo, c'è un cambio, esce Facchinetti, eccolo, mi era sembrato, entra Andrea Pettini al suo posto, mi era sembrato che l'infortunio subito fosse davvero di difficile recupero, perché quando succedono, come dicevamo prima, il ghiaccio che viene spruzzato sulla gamba o sulla coscia in questo caso può fare qualche effetto, però non lo fa in maniera definitiva, e così è stato. E proprio mentre siamo oltre un minuto di gioco, ma ripeto, forse l'arbitro lascerà giocare ancora un minuto, Facchinetti deve uscire dal 3 minuti di recupero ha dato Teoldi, perciò deve giocare ancora 2 minuti. E dicevo, il Facchinetti abbandona anzitempo il terreno di gioco e al suo posto entra Andrea Pettini, che va a prendere la posizione che prima era stata appunto di Facchinetti. Dunque non cambia nulla nello schieramento della formazione di Pradalunga, che gioca in difesa con Magni, Teoldi, Pettini, Teoldi e Pettini centrali e Cassera sulla destra, Magni sulla sinistra. Poi la zona centrale dove c'è Savoldi, dove c'è Pelliccioli e dove a ridosso invece delle punte giocano Cortinovis, a ridosso delle punte gioca Cerea, a ridosso di Bosis e di Cortinovis. Sono schieramento votato, lo dobbiamo dire, un po' alla spinta offensiva da parte di una Pradalunghese che però, quando soprattutto sale Cerea, come in questo caso, si ferma qualcun altro, qualche compagno di reparto, a cercare di chiudere ogni varco. Attenzione il pallone, bello, può andare al cross, eccolo, la palla che attraversa metà dello specchio della porta, ma il portiere Fakiris ancora una volta è molto attento e riesce a intercettare la sfera. Palla rinviata direttamente dalla metà campo a fondo campo. E dunque, anzi no, la palla non è nemmeno terminata in fallo laterale, la fa terminare però con questo rinvio un po' sbilenco, ma credo, vediamo l'arbitro se fa giocare ancora, si lascia giocare ancora, mancano, sono scaduti 20 secondi alla fine dei 3 minuti concessi e poi le due squadre per il tè nello spogliatoio. Una partita, e non poteva essere diversa da quello a cui abbiamo assistito, una partita molto tirata fra due formazioni che occupano a pieno diritto le posizioni in classifica, anche se dalla Pradalunghese sicuramente ci aspettavamo qualche cosa in più. Palla in out, l'arbitro guarda il cronometro e credo mette il fischietto in bocca, e credo che, e infatti arriva il duplice fischio, manda le due squadre a riposo con il risultato di 0-0. Faccio il giro di chiarimenti. Sergio, risultato giusto? Il risultato è giusto. Volevo tornare ancora sul discorso del rigore. Secondo me, quando il segnalini alza la bandiera fissa vuol dire che è un fuorigioco, quando invece la sventola vuol dire che era un fallo. E quindi l'arbitro lì è stato un po' tratto in inganno, secondo me. Benissimo, grazie, discorso tecnico. Sergio queste cose sicuramente ce le spiega sempre bene. Vabbè, sei contenta o meno di questo primo tempo? Sì, la squadra comunque ha risposto bene e adesso vediamo nel secondo tempo cosa succederà. Esatto. Va bene, grazie Elisabetta. Al nostro Orazio chiedo all'inizio della partita del secondo tempo che cosa si aspetterà dai secondi 45 minuti. Signori, per il momento ci fermiamo, la linea alla regia per alcuni consigli commerciali, ci sentiamo fra poco. È tutto pronto, amici sportivi, per dare vita al secondo tempo di questa partita che, ricordo, al termine della prima frazione fra Cologno Frassati e Pradalunghese è ancora bloccata sullo 0-0.
una partita tutto sommato dal risultato equo, giusto, un pareggio che si lascia insoddisfatto la Pradalunghese per l'episodio di un calcio di rigore dato e poi tolto, tramutato in fallo di posizione di fuorigioco, lascia però, diciamo così, qualche riflessione e soprattutto qualche rimpianto anche alla formazione in maglia verde per una ghiotta occasione non trasformata da Cavalleri, che proprio dalla lunetta del calcio di rigore con la porta e la visuale tutta sguarnita è andato a calciare quasi a colpo sicuro, alzando la traiettoria sopra la trasversale. Ecco, questo diciamo primo tempo verte in pratica su questi due episodi che hanno diciamo così, da una parte e dall'altra, non dico condizionato, però sicuramente hanno sollecitato un po' l'interesse del pubblico, che è abbastanza numeroso, oserei dire, perché credo che un pubblico valutabile, diciamo un rapido calcolo, credo in almeno 150 persone, non sia in campionato di promozione, non sia da sottovalutare, a dimostrazione insomma che il Cologno Frassati ci crede, crede al ritorno della formazione in quello che può essere il settore riservato alla zona dei primi in classifica, la zona che può valere i play-off. Naturalmente parlare di promozione diretta credo che non sia assolutamente facile. Nel frattempo è qui Elisabetta che sta gustando un bel sacchettino di patatine alla faccia di chi come me non ha ancora pranzato. Praticamente mi ha suggerito che è stato tolto dal terreno di gioco il numero 7 Capitan Cerea nelle file della Pradalunghese, al suo posto è entrato col numero 18 Baggi. Dobbiamo dire sostituzione che ci ha, non dico sorpreso, però sicuramente in pratica ci ha colto anche noi un po' così in contropiede, se vogliamo usare un termine prettamente calcistico. Dunque questa è la seconda sostituzione. Vi ricordo che Zambelli era stato costretto a sostituire a pochi minuti dal termine del primo tempo Facchinetti per un infortunio muscolare e a mettere in campo Pettini, e poi adesso all'inizio di questo secondo tempo l'entrata sul terreno di gioco di Baggi, che gioco forza andrà ad occupare e a dare manforte a Bosis in attacco, magari lasciando però, lo dobbiamo dire, attenzione intanto, lasciando scoperta la praticamente un po' la parte centrale che prettamente viene occupata normalmente appunto da Cerea. Contropiede della Pradalunghese, perde l'attimo buono Viganò, poteva servire Cortinovis. Adesso lo schieramento è un pochettino cambiato, vediamo Cortinovis che agisce dietro le punte che sono Baggi e Bosis, e questo sta a dimostrare insomma come ci creda la formazione del presidente Fiammarelli in un'eventuale vittoria. Intanto il pallone termina sull'attacco da Tergo proprio nei confronti di Baggi in fallo laterale vicino alla bandierina del calcio d'angolo. Vediamo, è Viganò che si appresta alla rimessa, corto il pallone soltanto pizzicato dallo stesso Baggi di testa, viene messo in cassaforte dalla difesa della Cologno Frassati, che poi rilancia lungo, sbaglia, riparte ancora con questo pallone centrale verso i piedi di Cavalleri, poi ancora il tocco sulla destra, cerca di stringere al Trento, al centro Puoli, e poi perde il controllo Cavalleri. Vi ricordo sono due gli ammoniti, tutte e due nelle file della formazione in maglia completamente verde, vale a dire Seminati e Cavalleri, i due che sono finiti sul taccuino del signor Casali di Crema, che coadiuvato dai signori Corvino di Milano e Deni di Lodi ha arbitrato, credo, a parte quell'episodio che ha fatto discutere ancora nell'intervallo della partita, del calcio di rigore che l'arbitro aveva indicato prontamente per un fallo di mano, aveva indicato prontamente, qui c'è il fallo, credo è giusto, qui usa le maniere forti Brughera aggrappandosi un po' alla maglietta ma credo anche al corpo di Bosis, e dunque si riparte col
calcio di punizione presso la zona centrale del campo, battuto da Cassera. Dicevo, comunque, al di là di quello, l'episodio, la direzione della terna arbitrale mi pare tutto sommato soddisfacente. Certo, bisogna dire che è un episodio che può fare la differenza, perché l'arbitro aveva indicato il calcio di rigore e il segnaline è stato un po' fermo con la bandierina, e poi qui a disquisire sulla bandierina, sul fatto che il segnaline non abbia usato la bandierina alta, l'abbia messa senza farla, senza sbandierarla, l'abbia in pratica senza, come comunemente si fa, senza rendere noto il direttore di gara di un'eventuale posizione di fuorigioco, quale è stata poi, dopo una discussione, quella quale è stata poi accertata. Il rinvio del portiere Lunga, palla che spiove poco oltre, anzi poco prima della linea centrale del campo. Cassera intercetta questo pallone, non giochichiamo lì in mezzo altrimenti si può perdere il possesso. Teoldi adesso alza la testa e con il sinistro fa partire il lancio, deve retrocedere a controllarlo Magni, lo fa, poi il tocco di Savoldi in avanti, Bosis difende il possesso, può andare a toccare, fuori misura però il tocco di Bosis, voleva servire il proprio compagno Viganò, che naturalmente non può intercettare la sfera. Retropassaggio da parte di Pala al proprio portiere Fakiris, autore di un buon primo tempo. Cambia gioco dall'altra parte, dove c'è Simone Carminati che mette in movimento Seminati. Fermata l'azione del giovane, il giovane numero 7 della formazione del Cologno Frassati, che riparte sbagliando questo disimpegno. Bosis, pallone troppo profondo da parte di Baggi, che però a mio modo di vedere commette un errore grossolano con un lancio completamente fuori misura, e tant'è che per Bosis è stato irraggiungibile. Torno ad accomodarsi anch'io in tribuna. C'è una giornata splendida, un leggero venticello che però non disturba, siamo in un clima oltremodo primaverile, devo dire, visto che siamo soltanto al 20 di marzo. Intanto fermata l'azione di Bosis, che da dietro ancora una volta viene trattenuto da Pala, che poi va a... Tanto Elisabetta continua dopo le patatine e anche un cioccolatino, questo ci fa pensare che quando una signora mangia in continuità magari porta anche delle novità. Parte il calcio di punizione, attenzione Bosis, parte la conclusione, rimpallata Cortinovis, posizione irregolare. Viganò, che a mio modo di vedere, se l'arbitro non avesse fischiato a questo punto si sarebbe mangiato un po' anche, vabbè, però indubbiamente la posizione era irregolare e allora diamogli ragione ad aver intercettato quel pallone senza peraltro creare pericolosità nell'azione successiva. Pallone rinviato lungo, Cassera lo rilancia nella zona centrale dove Pala lo mette giù, poi perde il tackle, la palla è buona per il lancio, ancora una volta fuori misura da parte di Viganò, che non ne sta combinando molte di precise, mi ricorda un po' il secondo tempo della partita, credo con, non mi ricordo se era il Palazzolo o qualcosa, che aveva fatto un secondo tempo disastroso Viganò e che praticamente era stato poi penalizzato. Petteni va a rincorrere il pallone a ritroso, poi cede la palla a Lunga che fa correre qualche brivido, va al rinvio direttamente in fallo laterale per la rimessa in gioco già effettuata. Brughera sul pallone, anzi no, chiedo scusa, Ghilardi, il lancio di Ghilardi al centravanti che perde però il possesso palla, riparte Pelliccioli, il bel tocco verso Viganò, speriamo di essere smentito, il suo cross piuttosto lento.
E poi Cassera di testa che si erige con un buono stacco e riesce a controllare il tocco, però da parte di Pelliccioli trova sulla sua strada il numero 10 Cavalleri. Questo è il Vavassori, difende il possesso, sbaglia l'1-2, allora Cassera intercetta, va a toccare verso Cortinovis, fa salire Teoldi, però bisogna ripartire con lanci in avanti e non con retropassaggi. Ancora Cortinovis, bisogna lanciarsi, ancora non sa chi dare il pallone, non c'è movimento sulla fascia, e poi il pallone in avanti senza costrutto, attenzione perché uno svarione con la conclusione di Bosis, colpisce di collo pieno la palla che però termina abbondantemente alta sopra la trasversale. Sono 11 quasi minuti di gioco nel corso del secondo tempo, il risultato è sempre di 0-0 fra il Cologno Frassati e la Pradalunghese. E intanto prendiamo e anzi invitiamo la nostra attenzione, qui c'è il pericolo con Petteni che in qualche modo riesce a difendersi, e con l'arbitro che ancora una volta vede un fallo che sinceramente lo dobbiamo dire ha visto solo lui, ed è il secondo che vede a favore, con una spinta da tergo a favore di, della Pradalunghese. Mi pare che anche in questa occasione poi Petteni si era comunque salvato, però il fallo non ci fosse. Bosis non riesce a intervenire, il pallone messo giù da Viganò, da questi a Pelliccioli, anticipato dalla corrente Vavassori, cerca l'impostazione centrale, poi il numero 8, ancora stessa situazione di prima, Poli che non è riuscito a dare in là, una manovra pericolosa. Intanto Teoldi, da quando è uscito Cerea, ha messo sul braccio sinistro la fascia di capitano, speriamo che possa servire non solo a lui ma a tutta la squadra a dare e creare movimento. Pallone in profondità, troppo in profondità, così come è disposta in questo momento la squadra non può andare troppo lontano, se non forse sfruttando quello che può essere un episodio. Eccolo l'episodio, no, Baggi non ci arriva, e poi Ghilardi che interviene. Avanza Simone Carminati, pallone che viene rimpallato e poi ancora si può giocare. Protestano i supporter del Cologno Frassati e qui c'è l'intervento da parte di Pala e il capitano viene ammonito ed è il terzo a finire sul taccuino del direttore di gara. Calcio di punizione, ma siamo lontanissimi dalla porta. Allora Teoldi non può che appoggiare per una velleitaria conclusione che quasi diventa pericolosa per un maldestro rinvio di un difensore che fa terminare il pallone in calcio d'angolo. Quantomeno la Pradalunghese si avvantaggia per quanto riguarda, per quanto può valere la battuta dei calci d'angoli. 4-1 il conto dei corner in totale, parte la battuta, vediamo il cross a raso terra di Pelliccioli, tutti sul secondo palo e il pallone che viene allontanato dalla difesa. C'è un super tifoso qua vicino alla nostra postazione del Cologno Frassati che naturalmente ha ben d'onde anche lui ad invitare i suoi beniamini a lanciarsi in avanti e soprattutto a cercare, eccolo ancora. È bello sapere che si vive con intensità la partita. Il rinvio del portiere Facheris, palla centrale con il pallone che arriva a Viganò, parte il lancio verso Baggi, esce al limite il portiere, proprio al limite degli 11 metri. Corre Facheris qualche rischio, ma questa volta è fortunato perché il rimpallo del pallone termina proprio fra le sue braccia.
viene avanti, attenzione, pericoloso il centravanti, pallone perso però da Vavassori, e allora è Bosis che va ancora a suggerire verso Vigano. Vigano, vediamo, non sa più a chi dare il pallone, cerca un dribbling, perde il possesso, arriva Pellizzoli, lancia ancora verso Vigano, l'intervento di testa da parte del numero 6, il capitano Pala, l'ultimo dei tre ammoniti nelle file del Cologno Frassati. Rimessa in gioco da parte di Vigano, Bosis è lì troppo solo con Pellizzoli che va a concludere, ma c'è la posizione di fuorigioco, la posizione di fuorigioco da parte del numero 6, anche se non aveva trovato la porta in questo tiro da posizione defilata. Dobbiamo dire, Elisabetta, il tuo parere, non si è spento un po' il gioco della Pradalunghese? Non... Sì, nel primo tempo sembravano un po' più energici, probabilmente questo clima primaverile si sta facendo sentire. Va bene, se è solo il clima primaverile speriamo che venga a far freddo. Tanto attenzione, posizione di fuorigioco da parte di Lazzaretti, anche questa tutta da valutare. C'era Sergio? Sinceramente non ho visto. Sergio sta pensando a quando fra 15 giorni andrà in vacanza per un mese di fila. Attenzione, lancio, e c'è il tackle scivolato da parte del numero 2 Simone Carminati, e poi il disimpegno della difesa efficacissimo per quanto riguarda il Cologno Frassati. Pettini da Tergo va un po' a disturbare l'intervento da parte di Lazzaretti, ma è ancora la formazione con lo stesso Lazzaretti in maglia verde a proporsi sulla fascia destra, parte il cross centrale, tutto quasi troppo facile per il disimpegno del numero 8 Savoldi, che però, anzi numero 6 Pellizzoli, che sbaglia ancora. Pellizzoli in pieno recupero, l'arbitro dice tutto regolare, non c'è stato il fallo, e allora si può ripartire 3 contro 3, vediamo, va a defilarsi Baggi al limite dell'area, porta la palla centrale e la conclusione che non impensierisce il portiere Facheris. Dobbiamo dire che forse è il primo tiro verso la porta difesa da Facheris in questo secondo tempo, e i minuti trascorsi dall'inizio della seconda frazione di gioco sono ben 18. 0-0 ancora, Pradalunghese che sembra aver trovato qualche energia in più, ma soprattutto qualche, diciamo così, convinzione, che è quello che mi pare in questo momento manchi. E intanto c'è un lancio dalla destra da parte del numero 7 Seminati verso il proprio compagno, esattamente Lazzaretti, pallone che però termina direttamente a fondo campo. Teoldi chiama in causa Cassera, cambia gioco, si avvicina alla linea centrale del campo Cassera, parte il cross, pallone colpito e allontanato di testa, però troppo corto da parte di Simone Carminati, lo raccoglie poi Cortinovis che lancia in area, pallone rinviato, arriva Magni, anticipa il suo diretto avversario, vale a dire Seminati, retropassaggio, Cortinovis a metà strada fra Savoldi e Pellizzoli, allora ha la possibilità Vavassori di far ripartire i suoi con questo tocco verso Poli che però non riesce a mantenere il pallone in campo. Non l'abbiamo capita questa, la rimessa in gioco di Poli, ha consegnato il pallone alla squadra avversaria. Teoldi fa ripartire i suoi con questo lungo a scavalcare la tre quarti campo, palla che però termina direttamente in area di rigore. Nulla. Vince come? Bene, arrivano notizie, mi dice Elisabetta che la Drense sta vincendo, la Drense contro la Gavarnese per 1-0, dunque Gavarnese, questa è la lotta al vertice. Mentre si profila un cambio, esce il numero 8 Poli ed entra con il numero 15 Diego Carminati al posto.
questa è la soluzione che Ceribelli cerca per quanto riguarda la protezione del centrocampo. E vediamo se cambierà qualcosa nell'assetto tattico della formazione in completa tenuta verde. Intanto va a giocare questa rimessa in gioco con il bello il tocco, attenzione, proprio Carminati che non trova l'attimo per andare a colpire il pallone, allora riparte in un tentativo di contropiede che è già vanificato la formazione di Pradalunga. Lancio a scavalcare il centrocampo, colpo di testa di Simone Carminati e allora va di nuovo l'impostazione, la formazione di casa con questo pallone di Borali in profondità verso il centravanti Vavassori, posizione defilata, va al cross, non c'è nessuno però per evitare pericoli. Magni consegna il secondo calcio d'angolo della partita, il primo del secondo tempo alla formazione avversaria. Dalla bandierina destra va a battere Cavalleri, attenzione al numero 4 Brughera che è abbastanza alto, fa movimento in area, parte il cross, è proprio lui che ha tentato la deviazione, anticipato, e allora può ripartire Baggi, il tocco vicino a lui c'è Cortinovis, ancora Baggi, anticipato, era abbastanza palese. Borali cerca la profondità, va al cross, arriva Longa, in due tempi riesce ad abbrancare il pallone e adesso a riproporlo subito con le mani in avanti, dove lo raccoglie Magni, cerca il movimento, trova Cortinovis, la Veronica di Cortinovis che rimane in possesso, poi va a lanciare Pelliccioli, Viganò, il tocco anche in questa occasione, tocco che poi mette in difficoltà il disimpegno di Cassera e qui c'è il fallo di Bosis. Calcio di punizione per il fallo dell'aitante centravanti seriano, battuto Ghilardi sul pallone, poi Simone Carminati. Ancora Ghilardi, parte il suo lancio, c'è Cassera però in copertura, poi questo colpo di testa con la palla che termina ancora in fallo laterale. Succede poco. C'è movimento sulla panchina, mi dice Elisabetta della Pradalunghese, Simone e Poloni e Sala che si stanno scaldando, dunque probabilmente Zambelli tenterà la carta qualche nuova pedina, ne ha una sola a disposizione, un solo cambio, dunque vedremo chi dei due verrà preferito. Intanto c'è il fallo nei confronti di Vavassori. C'è un signore, quello abbiamo visto prima, speriamo che non gli vengano uno scioppone, perché tutte le volte che passano la metà campo i suoi ragazzi si alza e ci preoccupa, devo essere sincero che ci preoccupa un po', insomma, vabbè, probabilmente il suo modo di fare, e infatti adesso parte anche per lui la delusione, come del resto parte anche per il resto dei tifosi che seguono con apprensione, con attenzione. Vi ricordo la situazione di classifica per quanto riguarda le due squadre. Dicevo, per quanto riguarda le due squadre, con la Pradalunghese che è quarta in classifica a quota 38 assieme a Lemine, prima di questa partita sto parlando, e in quinta posizione, che poi diviene la sesta, c'è la formazione appunto del Cologno Frassati che di punti ne ha 34. Con un'eventuale vittoria si salirebbe a quota 37, inserendosi proprio alle spalle della Pradalunghese, che non nasconde certamente ancora anche adesso sogni se non di promozione diretta, che sembra proprio da quando la Drense ha innestato una marcia in più, sembra diciamo forse cosa proprio a favore della formazione bresciana. Intanto Pradalunghese avanza con questo cross da parte di Magni e il pallone che termina, non saprei dirvi se in calcio d'angolo in fallo laterale, vediamo, credo nel fallo laterale, infatti così è, dalla vicino alla bandierina sinistra e Magni
che va a rimettere, non sa chi dare il pallone, Magni gioca centrale dove c'è Bosis, qui c'è uno scontro, Bosis lancia come al solito il solito, e non è un gioco di parole, urlaccio, l'arbitro ancora una volta non raccoglie la prenotazione, mentre è rimasto a terra Ghilardi proprio in questa occasione a farne le spese per l'impatto con Bosis, è proprio il difensore centrale della formazione di Cologno. Sono 26 minuti di gioco, 19 al termine più l'eventuale recupero, il risultato non si sblocca, sempre 0-0, una partita a mio modo di vedere che ha visto le cose migliori nei primi 20-25 minuti della prima frazione di gioco, poi piano piano le due squadre si sono un pochettino spente o perlomeno hanno arretrato il proprio baricentro difensivo e non è più successo un granché dopo appunto quegli episodi che avevano vivacizzato la prima parte della gara del primo tempo. Poi nel secondo tempo qualche azione movimentata senza però da una parte e dall'altra essere mai pericolosi. La rimessa in gioco già effettuata, vediamo sul pallone c'è Lazzaretti, il colpo di tacco, si ingarbuglia un po' per conto suo con questo colpo di tacco Lazzaretti e la palla termina a fondo campo. Parte il rinvio di Longa, palla che spiove, Bosis bravo e può far partire Baggi, attenzione Baggi, difende il possesso, si aiuta anche con un po' di astuzia, poi cross cileccato miseramente da Viganò, Cortinovis movimenta ancora, attenzione la palla non resta lì a Bosis e allora fa ripartire tutto pala, vediamo il tocco centrale, Vavassori sottoposto al raddoppio di marcatura, tutto regolare con Cortinovis che ancora il lancio lungo, indecisione forse per un attimo da parte di Facheris che ritarda l'uscita, poi coperto dal proprio difensore va a raccogliere il pallone, cerca e tocca uno dei primi palloni, l'ultimo è entrato Diego Carminati, pallone però perso, lo manovrano ancora i giocatori del Cologno Frassati con la palla che termina in fallo laterale, la rimessa in gioco a favore del Cologno con pala, perde il tackle, lo riconquista e poi il tocco in due a coprire, ma alla meglio ancora la Cavalleri che poi smista, preferisce servire il compagno Simone Carminati che ha un dribbling certamente non dei migliori e poi qui c'è il fallo da parte di Cavalleri, attenzione perché Cavalleri era già stato ammonito mentre resta a terra un giocatore in maglia verde. Fatica a rialzarsi, c'è il calcio di punizione nella tre quarti. Poche le note di cronaca nel secondo tempo, dunque davvero poca incisività da una parte e dall'altra e rispettivi centrocampo hanno avuto la meglio in queste azioni. Intanto Cologno Frassati in 10 uomini è uscito dal terreno di gioco, giocatore che ha subito l'incidente tra virgolette di prima, attenzione il cross di Teoldi e Frassati, Facheris chiedo scusa, che si lancia in tutta la sua altezza, riesce ad abbrancare il tocco di Diego Carminati ma c'è l'anticipo, bello, e di Viganò questa volta verso Cassera, ancora Viganò ha spazio per salire il giovane esterno destro, parte il cross di Viganò, poi Baggi che non va a chiudere e dunque non può intervenire, allora riparte Seminati, il lancio di Seminati dove c'è il Vavassori, il centravanti, perdono l'azione, attenzione Baggi, non riesce Baggi a toccare e ormai non dobbiamo dire che effettivamente
credo che anche rispetto alla qualità la partita sia un attimino scesa di tono. Faccio come il tifoso del Cologno Frassati, ritorno a sedermi perché la partita non offre punti particolari. È uscito proprio Seminati ed è entrato col numero 18 Sana. Sana al posto di Seminati, mentre si riprende con la rimessa in gioco all'altezza quasi della linea centrale del campo. Credo sia il numero 2 Simone Carminati, parte il lancio, l'intervento da parte di Vavassori che si trascina però il pallino. Si trascina il pallone in fallo laterale. Intanto il segnaline prende un'altra topica, ci può stare, per carità. Infatti anch'io ho parlato di pallino invece di pallone, pensate un po', se no anch'io. Attenzione, intanto il cross è pericoloso in area, in qualche modo Magni controlla, poi cede dietro a Teoldi, il disimpegno, però la palla in calcio d'angolo. Regalo, vistoso il regalo alla formazione del Cologno Frassati, che va a battere questo terzo tiro dalla bandierina. Piani, anche lui è pronto per entrare, dunque movimento per quasi tutto il resto. Attenzione, la palla salvata sulla linea, è Viganò che ha salvato il gol già fatto. Tra l'altro ci sono state le proteste dai parte, forse era Savoldi, da parte dei giocatori. Attenzione, in maniera pericolosa c'è il gol. E c'è il gol, arriva il gol del vantaggio da parte di Vavassori. Era nell'aria, prima è stato salvato sulla linea, però devo dire che anche oggi nel secondo tempo, ma soltanto dopo mezz'ora di gioco, è ammonito il portiere Longa. E ci sono le proteste nei confronti del segnaline, probabilmente per una presunta posizione di fuorigioco, ma però ci ha pensato. Ha cacciato fuori lì. Attenzione Cassera. Cassera che anche lui ha ammonito adesso. Adesso perdono anche i nervi, mentre attenzione, minaccia di cartellino rosso per Cassera. Si infiamma anche il pubblico del Locatelli di Cologno al serio. Allora vediamo, 4-5, 3-8, no, ci sono ancora tutti perché qui si vociferava, però non ho visto, Elisabetta, chi ha segnato? Non ho visto se è stato Pala a segnare, forse Pala o forse, non ho visto. So che è un giocatore che ha pochi capelli come me, ma siccome sono in due, o è stato Pala, il capitano, o è stato Vavassori. Andremo a sincerarsi fra poco, e adesso però, quando ormai mancano 10-11 minuti al termine, la Pradalunghese è sotto di un gol a zero, e questo sinceramente è quello che più conta. È stato cacciato fuori anche era in fuorigioco? Sì, arrivano. Solleviamo un'inchiesta politica, era o non era in fuorigioco? Adesso i sondaggi si fanno così. Va bene. Comunque l'arbitro ha segnato il gol
abbiamo appurato che al 32esimo il gol l'ha realizzato Vavassori, gol di Vavassori al 32esimo. Elisabetta che è demoralizzata, anche oggi la sua squadra a pochi minuti dal termine viene bastonata, a parte che il pareggio, con il pareggio non si andava tanto lontano, però adesso con questo risultato, messo che finisca così, bisogna tenere presente che ci sarà un'altra nuova pretendente per la zona playoff. Baggi, Baggi in area e qui c'è l'intervento di Pala che devia in calcio d'angolo. No, è fallo laterale, chiedo scusa. Attenzione, l'intervento ancora positivo, mancano 10 minuti, anzi 9 al termine, più però ci sarà il recupero. Cassera verso Baggi, gli restituisce il pallone, parte il cross, palla deviata e l'angolo arriva adesso. Ed è il quinto dalla bandierina, va a battere Cortinovis dalla bandierina destra. Per la visuale della nostra telecamera un po' chiusa, attenzione, altro calcio d'angolo, ha tentato il tiro sul primo palo Cortinovis. 8 al termine, non arriva più nemmeno il pallone, hanno ancora, mentre esce il numero 8 Savoldi ed è la terza e ultima sostituzione per la Pradalunghese, entra Matteo Apiani. Ancora Cortinovis, tutta o quasi la Pradalunghese in area di rigore, sono 3, 6, 7 giocatori, uno la bandierina, fanno 8, mentre l'arbitro, c'è un altro cambio, esce il numero 11 Cavall Lazzaretti ed entra con il numero 13 Barcella. Sostituzione con tutti i rismi della tranquillità avvenuta, adesso parte il tiro dalla bandierina, ancora più o meno la stessa soluzione di prima e pallone in fallo laterale, Cortinovis che sale per rimetterla di nuovo in gioco, Cassera, Cassera ha su di sé addirittura tre avversari, attenzione il pallone lo colpisce Ghilardi, poi c'è uno scontro in area di rigore, tutto regolare, il rinvio da parte di Cavalleri, poi il tocco, attenzione la palla un po' troppo lunga, il rilancio del numero 18 Sana, ancora un pallone sprecato in avanti, lo sprecano però anche i difensori del Cologno, Borali se lo porta in fallo laterale, rimessa in gioco da parte del numero 4 Cassera, Bosis, palla a fondo campo, brutto secondo tempo da parte di una Pradalunghese che anche oggi non ha risposto alle sollecitazioni del mister, soltanto a mio modo di vedere i primi 20 minuti, 25 di buon gioco, per il resto poi gioco piuttosto vago che non ha mai messo in difficoltà la difesa della formazione di casa, tant'è che l'unica occasione è nata per una calcio di rigore non concesso per una deviazione col braccio di un difensore che ha toccato in maniera comunque fortuita, poi il calcio di rigore non è stato dato, ve l'ho già raccontato, ma forse è stato quello uno dei pochi episodi che è stato procurato nei pressi della porta difesa da Facchieri. Se adesso c'è questo calcio di punizione siamo però lontani
dallo specchio della porta. Teoldi sul pallone, parte il passaggio, attenzione, l'azione è bella, il cross, pallone deviato in calcio d'angolo. Magra consolazione quella della supremazia per quanto riguarda i tiri della bandierina. Calcio d'angolo, va ancora Teoldi che lascia l'uno contro uno Sana contro Viganò, parte il cross, attenzione, e il tocco di testa da parte di Baggi con il pallone che davvero lambisce il palo di destra e termina in fallo laterale addirittura, ma questa è l'occasione più ghiotta dell'intera partita. Siamo al 40esimo, 5 al termine, e c'è stata davvero questa ghiotta occasione, grande stacco di testa con la palla che ha davvero fatto correre i brividi alla tutta l'intera difesa della formazione di Cologno. Il rinvio, il rilancio in avanti, palla in out, la rimessa in gioco a favore del Cologno Frassati, va ad effettuare il numero 13 Barcella, anche lui riconoscibilissimo per la mancanza della folta chioma. Batti e ribatti, Vavassori perde il possesso, il rilancio in avanti, gira il pallone di testa, in qualche modo arriva prima a Baggi, poi a Bosis, parte il cross di Bosis verso Appiani, conclusione ribattuta e poi ancora un calcio d'angolo. Sale ancora Teoldi a battere l'angolo dalla sinistra, insidiosa la sua traiettoria anche nel tiro precedente, vediamo, attenzione ancora Baggi, parte il cross, c'è qui Cassera, entra in una maniera, oserei definirla pacchiana, per un tentativo di deviazione che si perde a fondo campo. Viene messo giù Sana, sale con relativa tranquillità Pala a battere il calcio di punizione, le speranze di portarsi a casa almeno un pareggino diminuiscono. Siamo al 42, quasi 43esimo, Vavassori commette fallo. Calcio di punizione battuto nella zona centrale del campo, e qui ancora una volta Brughera usa l'esperienza, ferma comunque Bosis, eravamo comunque a metà campo e dunque da lì poteva forse partire un'azione pericolosa. Viene avanti Longa, parte calcio di punizione al limite dell'area, attenzione, qui si lancia un po' Bosis, è andato a calciare il pallone, è stato anticipato dal difensore che si è trovato sulla traiettoria della rovesciata, credo involontaria, di Bosis. Lui stava cercando una soluzione in rovesciata, invece del pallone ha trovato il corpo di un avversario, ma credo di poter dire l'abbia fatto non per commettere il fallo. Comunque era la soluzione che si aspettavano ancora i giocatori della Cologno per far passare ancora qualche istante. Ormai ufficialmente siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco, poi ci sarà l'eventuale recupero e naturalmente questa soluzione o situazione, se preferite, certamente favorisce la formazione del Cologno. Tanto si rialza
il numero 5 Ghilardi, difensore centrale dal fisico aitante, se vogliamo. Sergio, secondo tempo, la solita Pradalunghese. Hai ragione, un po' più di dinamismo delle altre volte, ma nulla di più. Non riesce a concludere, non c'è più il brio. Così, No, non c'è più il brio delle altre volte. Hai ragione, intanto riparte il colpo di testa di Vigano e vediamo anche il presidente Fiammarelli che mestamente sta abbandonando le tribune. Sicuramente avrà di che riflettere ancora su questa partita che porta ancora a 0 punti, ma soprattutto porta tanto amaro in bocca alla squadra della Media Valle Seriana. E questo sicuramente per chi voleva approfittare proprio di questo scontro diretto, se vogliamo, per le posizioni che contano, per ricominciare a risalire la china, sicuramente farà riflettere. Difficoltà per qualsiasi impostazione, relazione, a dimostrazione che effettivamente la Pradalunghese sta soffrendo. Attenzione, intanto un pallone pizzicato doppiamente di testa con Bosis che rientra in possesso del pallone, l'arbitro punisce con il fallo l'intervento in recupero di Bosis. Parte intanto il lancio, il colpo di testa, zona centrale, Vavassori mantiene il possesso, poi fa girare il pallone piuttosto ritroso per far salire Barcella allo scambio con Cavalleri che non riesce a mantenere il pallone. E intanto Sergio mi dice che il tempo regolamentare è già scaduto da oltre 2 minuti, stiamo giocando quasi da 3 minuti. Mi dice Elisabetta che il tempo di recupero era nell'ordine dei 3 minuti. Parte il lancio lungo, Baggi che non salta, sovrastato in chiave difensiva, Pelliccioli cade a terra e si alza. Calcio di punizione, siamo però nella zona centrale del campo. Attenzione, ammonito il numero 18 Sana, è il quarto a finire sul taccuino del direttore di gara. Tutta la Pradalunghese, escluso Longa, nella metà campo avversaria, potrebbe essere l'ultima azione e l'ultima speranza per riuscire a ottenere quantomeno il pareggio. Parte il cross, attenzione, in due lì Bosis che non l'ha pizzicato di testa, infatti finisce qui e fanno festa quelli del Frassati Ranica. 1-0 per il gol di Vavassori realizzato al 32esimo e ancora una volta la Pradalunghese esce con le pive nel sacco. A Elisabetta non chiediamo nulla, a Sergio invece sì. Dopo il gol, risultato quasi scontato, dobbiamo dire che comunque al di là della sconfitta però la Pradalunghese fatica a realizzare. Fa fatica sì, anche se in questa partita devo dire che come possesso palla sinceramente è stata meglio la Pradalunghese, però non riesce più a costruire, non tira più in porta in pratica. È vero, hai ragione, 2 tiri velleitari senza mai impensierire il portiere avversario. È vero che anche loro non è che ne hanno fatti molto, però loro il gol l'hanno trovato. Poi ascolta, negli anni scorsi, neanche nelle migliori partite, diciamo che c'era sempre lo spunto di Cerea che adesso manca. O la punizione o la giocata o qualcosa. La speranza che potesse risolvere qualcosa. Esatto. Vabbè, questo è un dato di fatto, ancora una sconfitta dopo quella interna per 1-0 contro la Drense. Arriva anche questa sul terreno di Cologno con il gol al 32esimo di Vavassori che castiga la formazione allenata da Gigi Zambelli a un'altra sconfitta.
e adesso il campionato si allunga in tutti i sensi. Con questo è tutto, ringraziamo naturalmente Sergio Magli per le sue immagini e per tutti voi che avete avuto la bontà di seguirci. La più cordiale buonasera e risentirci alla prossima, domenica no perché saremo a riposo perché è Pasqua, però avremo modo di sentirci nella prima domenica di aprile. Grazie a tutti e di nuovo la più cordiale buona settimana a tutti, grazie. Clima un pochettino teso, ma non è vero, insomma, anche perché naturalmente gli amici del Cologno Frassati hanno ben donde di cui festeggiare, hanno vinto 1-0, si avvicinano un punto solo alla Pradalunghese e questo li rende naturalmente felici. Però a fare da portavoce per tutti è la massima figura per quanto riguarda il Cologno Frassati, vale a dire il presidente Giacomo Costa. Non so se ho detto giusto, ma una vittoria che riaccende tutto l'entusiasmo della squadra, ammesso che mai sia stato sopito. Sì, effettivamente abbiamo fatto il girone di andata arrivando sesti e allora nel girone di ritorno abbiamo pensato di fare un regalo al paese di Cologno cercando di giocare i playoff. Quindi ci siamo resi, abbiamo fatto come obiettivo questo e oggi i ragazzi hanno dato la dimostrazione che potrebbe essere un traguardo alla nostra portata. Credo di sì. Giocare i playoff è una grandissima vittoria, soprattutto per il gruppo e perché è un gruppo bellissimo. Sono molto affiatati e la serenità è la prima cosa qui e si vede anche poi nel campo come si esprimono. Bravo, ho visto anche un buon pubblico che vi sostiene, naturalmente la passione che contraddistingue da sempre appunto gli abitanti di Cologno, poi dopo questa unione con Frassati Ranica sicuramente si è rinfondata ancora di più. È chiaro che a questo punto, come si dice, l'appetito viene mangiando, a questo punto dopo aver ottenuto questa vittoria pensate più in alto, dopotutto proprio la testa del campionato non è lontana lontana. Beh, per quanto riguarda la vittoria, diciamo così, è sempre difficile vincere, comunque lì non ci contiamo molto a dire la verità perché vediamo che la Drense ha veramente ingranato la marcia e non la ferma nessuno. Noi, per noi è una vittoria comunque solo partecipare ai playoff, poi se arriverà qualcosa di più, beh, grande, questo faremo festeggiamenti, ci sarà una cosa che non lo so. Io penso che i tifosi di Cologno in quel caso chissà che cosa organizzano perché sono molto caldi, sono molto vicini a noi e viene proprio questo tifo dal basso, dalle persone comuni che ti fermano per strada e ci danno tanta tanta carica, ve li ringrazio veramente di cuore. Io credo che i tifosi ringrazino lei che naturalmente ha dovuto, se vogliamo, ricostruire un po' tutto e dare anche nuova linfa a quella che era una società e che è una società gloriosa, lo ricordiamo. Sì, questa è una grandissima storia che c'è qui a Cologno e hanno sempre fatto dei campionati di altissimo livello, hanno vinto la Coppa Italia a Roma e quindi so che qui è ancora vivo questa vittoria, non l'hanno per niente dimenticata. Certamente riuscire a fare quello che ha fatto la Colognese in passato è un'impresa che io lo auguro al paese, però penso che ci vorrà del tempo. Vabbè, noi glielo auguriamo a lei, vedo che l'entusiasmo non le manca, le faccio grazie. Tanti auguri e complimenti. Grazie. Complimenti a lei. Grazie. Benissimo, grazie. Niente di grave o speri di poter recuperare? Devo valutarlo settimana. Adesso c'è la pausa di pranzo di Pasqua, perciò forse il tempo ce l'hai per recuperare. Una partita strana oggi, quel rigore che c'era non dato, che poteva dare una svolta diversa. E poi una partita dove effettivamente la porta anche del Cologno è sempre stata lontana con tiri velleitari. Cosa succede a questa squadra? Al momento no, però oggi la partita è stata determinata dagli episodi. Due rigori negati a noi e il gol in fuorigioco a loro. Dici due perché il secondo? Perché sia il primo su... Sì, quell'azione che sulla fermata col fallo di mano. E anche il secondo su Villanova è rigore perché il nostro giocatore è in vantaggio sul portiere. Il portiere esce a valanga, lo travolge. Dopo episodi, però ultimamente gli episodi stanno facendo la differenza sul risultato. Ecco, al di là della prestazione nostra, però gli episodi hanno influenzato il risultato. È un peccato perché io nella cronaca ho detto, ma credo che tutti l'abbiano visto, che la prima mezz'ora è stata giocata bene e con soprattutto voi che sembravate un po' più convinti, anche cattivelli, insomma, sotto l'aspetto della determinazione, cosa che nelle ultime partite forse era mancata anche contro la Drense. Ma sì, siamo partiti con un modulo di gioco che secondo me ci stava anche dando beneficio. Dopo ci sono stati un po' di infortuni, ok, sono cresciuti un po' anche loro,
ci siamo secondo me un po' disuniti e abbiamo pagato una disattenzione che poteva essere evitata anche e da adesso cosa succede? Ma niente, noi viviamo la giornata, noi il nostro obiettivo sono i playoff, non dobbiamo mollare, adesso abbiamo un'altra partita difficile con l'Emine dopo la sosta, dobbiamo cercare di fare più punti possibile per raggiungere l'obiettivo dei playoff. Va bene, che non sono sempre lì, comunque, ecco, sono alla portata. Credo che siano lontani. Non si è compromesso ancora nulla, perché siamo tutti lì ancora, i risultati anche oggi ci hanno dato ancora una mano, diciamo. Certo, dobbiamo guardarci da quelle dietro che adesso sono un po' più vicine. A Natale una domanda che correva era quella che Natale sarà, visto che eravate, dico, quasi in forma smagliante. Siete un po' in calo, che Pasqua sarà? Una Pasqua che ci deve servirci per ricaricare un po' le batterie e ripartire per il rush finale a mille, con tutto quello che abbiamo, dare tutto quello che abbiamo e sperando di raccogliere l'obiettivo. Sì, anche perché, lasciamelo dire, oggi il risultato più giusto era il pari, dai. Ma sì, alla fine se portavi via un pareggio, penso che anche loro... Non pensavo neanche loro di vincere, dopo il pareggio era il risultato più giusto. Beppe, cosa fare? Ti auguro di rimetterti prontamente e naturalmente al di là del calcio augurarti una buona Pasqua a te e alla tua famiglia. Grazie, arrivederci. Grazie, ciao.